Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Nuovo appuntamento con il ciclismo su Rete 8, decima puntata di Bici Mon Amour. Per onore della verità vi dico che questa puntata è stata registrata qualche ora prima della normale messa in onda e poi vi dirò anche il motivo. Vi presento subito gli ospiti di questa sera perché ne abbiamo parlato tantissimo. Abruzzo protagonista non soltanto con le due tappe della Corsa Rosa approdate nella nostra regione, ma soprattutto con due vittorie di tappa, quella di Dario Cataldo e di Giulio Ciccone. Poi c'è stata anche la vittoria di un corridore, Damiano Cima, della Nippo Vini Fantini Faisanè, sapete, team dal cuore abruzzese. Allora vi presento Dario Cataldo, uno dei due abruzzesi che ha vinto la quindicesima tappa. Grazie di essere intervenuto, Dario. Buonasera. Lo abbiamo catturato perché? Perché Dario, nel momento in cui siamo in onda, sarà a Miglianico, nella sua Miglianico, a festeggiare. Ti hanno preparato una grande festa, sai qualcosa, Dario? Oddio, Top no, in realtà secret. non so di questa grande festa, quindi non so A cosa mi aspetta sorpresa, ancora. con tanto credo anche di insediamento del Consiglio, il neo Consiglio Comunale. Insomma, sarà davvero una bella rimpatriata, ritroverai soprattutto i tuoi affetti, quindi un momento importante. Sicuramente da vivere, eh? Anche perché sei Sicuramente. sempre lontano in qualche Sì, modo per le esatto. corse Ho da. approfittato di questi giorni dopo il giro per venire qui a Miglianico, visto che avevo anche delle visite a Roma ad Perfetto, Alconi. grazie di aver accettato naturalmente il nostro invito. Abbiamo provato naturalmente anche con Giulio Ciccone, ma Giulio è fuori regione. Buonasera, benvenuto, bentornato Maurizio Formichetti. Buonasera Buonasera, Maurizio. buonasera, ero distratto, Eri stavo distratto? guardando L'arrivo di Enrico l'ingresso Giancardi, di che tra Enrico poco si siederà Giancardi, allora vicino a te. mi Enrico ha ha fatto tardi scombussolato. perché evidentemente la bicicletta non andava bene, la sua bicicletta Ha forata, bucato, ma ha bucato. poi ce lo faremo raccontare. Grazie comunque di essere Grazie. intervenuto. Tra pochissimo vi presenterò anche il collega di redazione Enrico Giancardi. E da quest'altra parte c'è il nostro opinionista Gabriele De Bari. Buonasera, Bentornato come grazie, sempre, ciao. Gabriele. Allora, è finito il Giro d'Italia. Qui abbiamo Dario Cataldo, Grande uno degli protagonista a splendidi protagonisti. cui vanno tutti i Ha vinto chi complimenti. doveva vincere, almeno secondo le ultime Sì, tappe. però E lui è stato quindi è stato protagonista e protagonista. mi dispiace che in una tappa precedente dove era protagonista ha dovuto sacrificarsi per esigenze Per di esigenze che squadra che poi ce lo non hanno faremo avuto raccontare. alcun risultato concreto Pratico, con quel concreto. sacrificio. E questo è ancora Allora. più, che ancora di più fa male, perché se fosse servito a qualcosa, vabbè, amen, ma invece poi alla fine lui poteva vincere anche prima. Dario, la prima domanda la faccio io, rompiamo il ghiaccio, poi naturalmente sarei bombardato dalle domande degli altri ospiti in studio. A mente ora più fredda, ci inizi a raccontare il tuo Giro d'Italia e anche naturalmente questa bella vittoria, la quindicesima tappa, lo ricordiamo sul traguardo di Como. Com'è stato il tuo Giro d'Italia, anche quello a livello di squadra, della tua squadra, l'Astana? Ma questo giro è stato un po' diviso in due, se vogliamo, perché comunque la prima parte è stata molto di attesa da parte degli uomini di classifica, e quindi anche per noi che volevamo fare classifica con Miguel, visto che nella prima parte le tappe che facevano la differenza erano solamente le Ecco, per cronometro. spiegare Miguel Angel Miguel Angel Lopez. Lopez, chiaramente, sì. E quindi in quelle tappe siamo stati attenti a cercare di evitare buchi, evitare cadute, evitare problemi, diciamo, attendendo le salite, che poi hanno fatto meno la differenza di quello che ci aspettavamo, anche Ecco, perché di scusami Dario, arrivi, queste sono sì, immagini dell'arrivo. dell'arrivo proprio della Sì. tappa di Como, l'abbraccio anche con i tuoi cagnolini, ne hai due, Sì. oltre che con la fidanzata, ovviamente l'abbiamo intravista, poi la rivedremo. Come si Sì, Maglia chiamano? Stana, Buricani. Sì, esatto. Erano pronti. Come si chiamano i cani? Frizzi e Gigio. Anche perché eravamo proprio vicini a casa dove vivo adesso, e Sì. insomma, vivo lì a Quindi 15 hai vinto minuti, sotto quindi casa in qualche modo, praticamente era la mia seconda tappa di casa, la perché la tua prima era seconda. quella che passava da Miglianico e quella era la seconda Esatto. dove vivo E anche al adesso. passaggio a Miglianico, quando il giro è approdato qui in Abruzzo, ecco qui intanto la fidanzata, come si chiama invece? Lo possiamo Alexandra. dire? Alexandra? Sì. Allora, la salutiamo naturalmente, hai lasciato la tua impronta, dicevo, quando sei passato qui a Miglianico in occasione della tappa abruzzese Vasto L'Aquila, anche lì ci sono stati grossi festeggiamenti, mi sembra, no? Sì, c'era tantissima gente sulle strade, perché comunque
Dopo, dal 2009 non passava il Giro da Miglianico, era è stata una delle pochissime occasioni, comunque un evento come questo capita raramente. E per me personalmente passare nel mio paese, essendo presente in questa corsa, è stato veramente bello e è stato emozionante vedere tanta gente. Allora, intanto si è posizionato in maniera perfetta Enrico Giancarli, che saluto e ringrazio. Buonasera Enrico. Ciao Paolo, buonasera a te, un saluto a tutti. Ciao Dario, complimenti. Grazie. Complimenti da parte di tutti. E allora, Dario, io ti lascio un po' nelle mani degli ospiti in studio, che sicuramente avranno tantissime cose da chiederti. Chi vuol cominciare? Dal maestro. Io volevo chiedere, hai vinto la Vuelta, hai vinto al Giro, c'è la possibilità di chiudere la carriera vincendo anche una tappa al Tour? Sarebbe... Magari, c'è un piccolo dettaglio, devo prima partire al Tour per poter vincere una tappa, quindi quest'anno non è in programma, farò di nuovo la Vuelta e il prossimo anno non si sa ancora. Non si sa, quindi... Ma sarebbe bello, insomma, poter chiudere. Magari, per me sarebbe già un sogno poter partecipare e finire il Tour, perché comunque sono partito soltanto una volta e non sono riuscito ad arrivare a Parigi per colpa di una caduta. E quindi sarebbe per me già quello un obiettivo, poi certo poter vincere una tappa sarebbe il massimo. Ci sono altre curiosità sicuramente da parte di Maurizio, ma anche da parte di Enrico. L'unica curiosità che dico è che l'ultima tappa, quella del Crocedaune, io onestamente ciò che ha fatto l'anno scorso Froome per far saltare il banco, quest'anno era impossibile farlo. Non c'era terreno, anche perché esatto. Fai cima campo, fai la discesa e fai un su e giù fino ad arrivare al Mangen. Dal Mangen andare a Rolle, cioè una strada abbastanza complicata per uno che vuole fare un attacco, perché devi pedalare per forza, è salita, pianura, discesa. Il Rolle non è una salita come quella che si vuole far passare, poi dal Rolle per arrivare giù al Crocedaune sono quasi 45 km di discesa e di pianura, di conseguenza o facevi saltare il banco sul Crocedaune o altrimenti non accadeva nulla. Ma sul Crocedaune comunque non fai tantissima differenza, no. Devi essere nettamente superiore agli altri per poter aprire un gap e fare un cronometro su Monte Avena, però guadagnare un minuto su quegli altri corridori. Però io non so se tu minuti. Condividi la mia opinione. Io ho fatto il primo giro nell'87 e in 30 passaggi d'Italia questo è stato il giro disegnato peggio di tutti, cioè non c'era spazio per gli scalatori, perché ci hanno fatto credere, poi l'unica salita vera è stata depennata, ci hanno fatto credere che l'ultima settimana era chissà che cosa, non era chissà che cosa. Perché di salite vera il Mangen a metà corsa. Sì, infatti parlandone tra di noi eravamo quasi tutti concordi col fatto di dire l'ultima tappa, visto che partiva e arrivava in due punti molto vicini sì. Monte Avena e Feltre, sarebbe stato bello fare la tappa al contrario. Sì. Però comunque è anche vero che il Mangen fatto dal lato opposto non è così duro. Non è vero, Io ho fatto tutti e due versanti da cicloamatore, Dario. Perché tu sei troppo forte. È duro pure dall'altro lato. Pure il Gavia, tu togli il Gavia e inserisci due tappe, due colline di terza categoria. Almeno metti il San Marco, che vai 2000 metri. Potevano mettere pure il Santa Cristina, volendo. Cioè, era stato ipotizzato anche di fare due volte il Mortirolo. Sì. Però poi bisogna vedere... gli organizzatori, tutti meglio di me, autorizzazioni, strade, non è così semplice. Vado da Enrico Giancarli, perché Enrico per motivi professionali ha seguito praticamente tutto il Giro d'Italia, tutta la Corsa Rosa, quindi potrai raccontarci Enrico aneddoti su Dario sicuramente, qualche storia che magari non è trapelata, no, sugli organi di informazione, ma anche su altri corridori. Da dove vuoi cominciare? Allora, io comincio con Dario perché naturalmente è il grande protagonista, è ospite qui in studio, poi vi racconto anche un po' sul fatto che è stato cancellato il Gavia. Io ho parlato personalmente con Mauro Vegni e gli ho proposto il Santa Cristina perché me l'aveva detto Maurizio, ti dirò cosa mi ha risposto Mauro. Guarda, io ti racconto subito questo aneddoto di Dario. Alla partenza di Ivrea la mattina mi avvicino a Dario che stava facendo tante foto e gli dico: ma oggi potrebbe essere una tappa adatta a te? Dario mi ha detto: no, assolutamente no, non ho dormito per niente questa notte, sto malissimo, farò una fatica puntini puntini. Poi ci siamo rivisti all'arrivo. Non mentiva affatto. Avevo passato due giornate davvero difficili perché e non avevi dormito. Ero stato male già nelle due tappe precedenti, infatti ero arrivato in entrambe a 35 minuti.
È vero che lì magari nella tappa di Courmayeur ero stato male, però comunque avevo salvato la gamba, tra virgolette. Poi quella notte effettivamente avevo dormito pochissimo, ho fatto moltissima fatica a dormire, perché avevo ancora problemi di stomaco. Al mattino, poi nel viaggio dall'hotel alla partenza della corsa, ho dormito tutto il tempo sul bus per cercare di recuperare un po'. Hai recuperato un po'. Quindi alla partenza sono andato che ero ancora un po' addormentato. Infatti quando lui mi ha visto ho detto oggi farò fatica ad andare all'arrivo. Poi una volta partita la corsa, comunque a livello di gambe non stavo poi così male. Sì. È arrivata quella fuga che quasi in modo inaspettato in due, infatti sì, poi quando sono partito ho detto... Quello non è una fuga, quello è una pazzia. Insomma, finisco il mio racconto, Paolo, sì, Enrico, perché vai. Poi dopo aver fatto la nostra abbondante colazione, dopo che è partita la corsa al villaggio di partenza, saliamo in macchina e io accendo Radio 1 con la cronaca del giro e sento Dario Cataldo e Cattaneo in fuga. Ho detto, oh, bene, Dario mi aveva detto che non stava bene, perfetto, detto fatto. Dopo un po'... facciamo 100 km in autostrada, 14 minuti di vantaggio. Allora, avevamo previsto un bel pranzo e io dico, no, fermi tutti, dobbiamo andare all'arrivo, subito, perché avevo capito che poteva essere una giornata importante. Arriviamo all'arrivo e io mi sono ricordato che Dario mi aveva detto che non stava bene. Allora ho detto, quando ho iniziato a tirare la Mitchelton, ho detto, speriamo che Cattaneo non vada troppo forte sul Civiglio, perché ho paura che Dario non ha la gamba e potrebbe andare via. Quando... Cattaneo ha fatto un'accelerazione al Civiglio e dietro Dario, super agile, non gli ha dato neanche mezzo metro, allora lì avevo capito che Dario vinceva la tappa. E io ero un po' agitato all'arrivo. E i miei colleghi mi dicevano, ma che succede? Poi io ho detto, a Dario è di Miglianico. Ah no, ok, abbiamo capito tutto. E ho detto, guarda, se Dario scavalca il Civiglio non ce n'è per nessuno. E così è stato. E abbiamo infatti rivisto anche un po' il tuo arrivo con Hirt. Giulio Ciccone, lui era con Cattaneo. Senti, con Cattaneo, tu hai fatto tutto il giro, hai visto i tuoi tanti corridori, ma secondo te il flop di Yates perché è avvenuto? Eppure lui era arrivato a questo giro con una grandissima forza mentale di poter fare un risultato ottimo, tant'è che ha avuto anche qualche battibecco così di, con Nibali. Aveva fatto anche il secondo tempo come Roglic alla cronoscalata del San Luca. Sì, ma... lui è arrivato... Faccio questa domanda perché tu hai visto lui in corsa. Sì, se osserviamo la sua stagione dello scorso anno, dove è andato fortissimo. Nel Giro d'Italia ha fatto qualche errore di... ha peccato di presunzione. Andava fortissimo, volava, forse ha esagerato, e lì ne ha approfittato la Sky ed è riuscito a vincere con Froome. Nella Vuelta ha corretto questi errori ed è riuscito a vincere la Vuelta. È arrivato nell'ultimo giorno che stava entrando un po' in riserva, però comunque ha vinto la Vuelta. E lui lì ha capito che se lui si gestisce bene può riuscire a vincere un grande giro. E quindi è arrivato con un'autostima altissima a questo giro. E non vorrei che questa autostima gli ha fatto anche... sbagliare in altro modo, peccando di nuovo di presunzione, magari. Ci sono state, ricordiamo, anche delle dichiarazioni iniziali magari... abbastanza un po' da un corridore non sì, si un sentono po' quel tipo di dichiarazione, troppo spavaldo è stato, no? Sì, beh oddio, da anche, qui il risentimento anche Dumoulin è arrivato... Formichetti di Nibali in qualche sì, modo. Sì, anche Dumoulin è stato molto spavaldo nel giro numero 100, però... poi l'ha vinto. Appunto, quindi dire, dipende un po', non sempre sì, riesce bene. Ma da un punto di vista tecnico, secondo te, che cosa è mancato nelle gambe di Yates? Un super allenamento? Io non riesco a capire come si possa sperperare un'occasione così. Ma bisognerebbe vedere qual è stato il suo percorso prima di arrivare qua. Potrebbe fare questa analisi un corridore che si è allenato con lui giorno per giorno o nei rituali di natura che hanno fatto, e quindi aver osservato lui in tutto quel periodo di avvicinamento al giro, in tutto, nell'alimentazione, nell'allenamento, nel riposo, e quindi dall'esterno è molto difficile fare questa analisi, anche perché adesso nel ciclismo d'oggi non ti puoi permettere di sbagliare nulla, tutti quanti si allenano alla perfezione, nessuno sbaglia niente, quindi chi fa un piccolo errore lo paga. Io per esempio un altro corridore, non so se sei d'accordo, che mi ha deluso è Jungels. Pensavo che potesse fare molto di più. Un anno fa è arrivato ottavo ed era, ha vinto una tappa anche a Bergamo 2 anni fa. Cioè un corridore importante, una squadra che ha corso per lui. Sì, per lui. E lui non è stato mai protagonista. È mancato, sì. Mai.
L'ho visto in sofferenza a cronometro, l'ho visto in sofferenza in salita. Ieri qualche fiammata, secondo lui posto, ma quello proprio in zero. Io voglio finire un po' poi il mio racconto chiedendo a Dario sulla tappa dell'Aquila, sull'azione di Peio Bilbao, che poi tra l'altro ha vinto anche la tappa del Crocedown e del Monte Avena, e raccontare un po' quella che è stata la decisione del Gavie, no? Perché era una decisione, Paolo, che già sì. Era nell'aria da qualche giorno, il pomeriggio prima del... la sera dopo la tappa di Courmayeur il direttore Vegni ci ha convocato e ci ha dato questa comunicazione. Io avevamo chiesto, come diceva Dario, del secondo Mortirolo, ha detto per quanto mi riguarda non era una soluzione fattibile. Io gli ho chiesto personalmente, perché me l'aveva detto Maurizio del Santa Cristina, e ha detto che l'avevano preso in seria considerazione, soltanto che il manto stradale nella discesa non garantiva la sicurezza, in pochi giorni non era possibile, come diceva giustamente Dario prima, mettere a posto la situazione, quindi l'altimetria, anche con l'inserimento di una salita, diceva Gabriele, di terza categoria, rimaneva comunque un dislivello. Non conta l'altimetria. Rimaneva comunque un dislivello di 4.600 metri, che per un tappone è comunque un dislivello importante. È chiaro che poi il Mortirolo ha fatto quello che ha fatto, in un'etappa che è piaciuta particolarmente, perché dopo Dario ha vinto Giulio Ciccone. Chiaro che dai 5.500 metri di dislivello con il Gavia ai 4.600, quella che doveva essere la tappa regina del Giro, ha perso un po' di difficoltà, e io sono d'accordo con voi quando dite che l'ultima settimana del Giro, che sulla carta aveva un po' giustificato il percorso piatto delle prime due settimane, a conti fatti ha avuto solo l'arrivo al Lago Serrù che ha fatto veramente la differenza, sarebbe la tappa di Ceresole Reale. Il San Carlo era lontano, e poi c'è stata quella sorta di marcamento a uomo tra Nibali e Roglic, e quindi Carapaz ha avuto vita facile. Poi il Mangen era oggettivamente troppo lontano, con una strada in discesa, poi falsi piani, discese, salite, per andare all'arrivo, che non permetteva di... La sottovalutazione di Carapaz è stato un grave errore, perché Carapaz, volendo fare, è arrivato quarto. Però sai, Gabriele... quarto dietro, Froome, Dumoulin... Yes, cioè io poi ho fatto questa domanda a Nibali. Quarto dietro corridori di grandissimo spessore. Già aveva dimostrato di avere una buona gamba, perché aveva vinto Frascati. Aveva vinto. Cioè, tenendo dietro Caleb Ewan. Nibali ha detto ci volevano le gambe per andare dietro Carapaz a Courmayeur. Per me si sono controllati troppo, come raccontava Dario. Ma, per andare dietro Carapaz quando è partito, assolutamente. Però poi erano arrivati a 15 secondi. Esatto, infatti quando è partito lui sapeva che se faceva un'azione come se l'arrivo fosse stato in cima, nessuno gli sarebbe andato dietro, perché c'era troppo marcamento tra di loro. E poi la Movistar era tranquilla di avere un Landa molto forte alle loro spalle, quindi è normale che dovevano giocarla così. Si sono avvicinati, se realmente lo temevano, avrebbero chiuso quando avevano l'opportunità ai piedi dell'ultima salita. Erano 15 secondi. Lì lo hanno un po' sottovalutato. Però è anche vero che bisogna prendere una decisione, o si chiude su Carapaz o si controlla il diretto avversario. È anche vero che quell'arrivo lì non era particolarmente duro, quindi si potevano fare anche le due cose. È stato un errore che è stato poi pagato caro, però certo. Per chiudere poi il discorso sull'Anda. Lo di poi è molto facile. Per chiudere il discorso sull'Anda, che è andato veramente fortissimo, io all'Anda, che tra l'altro... conosco dai tempi del 2015, però quando a Corso Mai l'ultima tappa, poi ti dico anche quando intervistai due volte consecutive, perché vinse la tappa del Mortirolo, aveva vinto anche il giorno prima a Madonna di Campiglio. Io all'Anda gli ho detto che secondo me lui ha vinto due giri d'Italia, perché il giro del 2015, tu c'eri Dario, ti ricordi, per Aru fece un lavoro al di là di proprio di ogni più rosea aspettativa, e secondo me con Contador, che andò in difficoltà nelle ultime due tappe, quella di Cervinia, l'Anda quel giro, secondo me non lo dimentica tanto facilmente. Io credo che se l'Anda fosse stato capitano in questo giro da subito, con gerarchie chiare, probabilmente il giro questo poteva essere secondo me. Manca sempre qualche cosa, anche mentalmente. Sì, l'ultima poi è chiaro, tappa, l'Anda ha dimostrato che quando fa il capitano dall'inizio qualche problema ce l'ha. Però l'anno scorso al Tour de France ha perso il podio per un secondo e ha lavorato in maniera clamorosa. Quest'anno ha perso il podio per 8 secondi. Questo il podio. Sì, quest'anno secondo me l'Anda aveva proprio due marce in più. Se l'ultima tappa lui corre per vincere, non per perdere come invece tatticamente ha fatto, vince la tappa e arriva terzo. Ma lui ha fatto una serie di scatti e poi ha provato. Sì, ma ci ha provato male. Se era così forte, tu vai via l'ultima salita e vinci.
e invece ha provato prima. Caruso ha chiuso andando fortissimo. Sì, sì, lo so che è andato fortissimo. Sì, però quando sono rientrato in discesa, vinci. E poi iniziava di nuovo la salita. Tu scatti in salita, l'ultima salita, vinci. Se la gamba vera, la doveva riscattare di nuovo. Invece è rimasto. Non ce l'ha avuto io forse. Tra l'altro, vuole una curiosità con Dario, perché in questa tappa, all'arrivo al maxischermo, io vedevo in primo piano spesso Dario che usciva dal gruppo per proteggere un po' dal vento laterale Lopez, era la sensazione? Ma non era solo una questione di vento laterale, era anche perché dietro quei primi tre corridori, che c'erano appunto Landa, Carapaz e Vincenzo, c'era una lotta per le posizioni tra Roglic, c'era Mollema, c'era anche lì dietro Maika. E c'era Quindi Yates. C'era Yates, c'era un po' una lotta per stare lì. E Miguel è un corridore che basta poco per scalzarlo. E io lo conosco bene e quindi per tenerlo nella giusta posizione dove ci può essere qualunque movimento nella penultima salita, deve essere tenuto nella posizione migliore per potersi muovere. E quindi sapevo qual era, com'era ancora il mio serbatoio che stava per finire e quindi ho dato il mio ultimo sostegno a Miguel tenendolo nella giusta posizione senza farle sprecare ulteriore energia. Sulla tappa dell'Aquila che mi dici? Vederla dall'Aquila con tutta quella gente dall'elicottero è stato emozionante. Ah, è stato fantastico davvero, c'era davvero tantissima gente. Ed è stata assieme alla tappa finale, è stata la tappa più dura, più tirata di questo giro. Perché la media, Perché comunque siamo partiti dal livello del mare e siamo arrivati all'Aquila con 45 di media. E la fuga è andata via dopo praticamente 100 chilometri. Abbiamo fatto 100 chilometri di scatti su un percorso comunque vallonato e c'è stato un ritmo davvero infernale. Maurizio si è intravisto per un attimo. Maurizio leggeva il giornale. Una curiosità. Che vi siete detti con Cattaneo prima della volata e dopo il traguardo? No, prima della volata semplicemente cercavo di chiedergli qualche cambio perché comunque in ammiraglia c'era Alessandro Spezialetti che mi conosce bene, quindi lo aveva avvisato. Visto che eri anche un po' arrabbiato, quindi, dai. Come? Eri anche un po' arrabbiato l'ultimo chilometro. Beh, è normale che sono dei momenti di tensione che arrivano. Perché ascolti dalla radio che arrivano, erano a 30 secondi, quindi è normale che vedi il corridore dietro di te e dice o me la gioco per vincere o piuttosto non faccio neanche secondo. Quindi bisognava avere un po' la mente fredda per decidere cosa fare. E ho tenuto la velocità alta per tenere. E lui ha risposto, Dario, alle tue sollecitazioni anche verbali, insomma? No, assolutamente. Niente. Lui è rimasto a ruota, io cercavo di chiedergli un cambio, lui non rispondeva. Non ha fatto nessun segno, non ha detto neanche una parola. E lì ho dovuto io decidere di tirare dritto. E dopo il traguardo vi siete scambiati qualche... Ci siamo scambiati la mano. Però, devo dire una cosa, che all'intervista fatta dopo l'arrivo a Cattaneo è stato molto gentile nei confronti di Dario, ha raccontato tutta la storia, ha raccontato che ha cercato di sul San Fermo di staccarti, ma non ce l'ha fatta, che comunque la tua vittoria è ottima e va riconosciuto il tuo valore. Queste sono le parole che ha detto lui. L'ha detta a me dopo la tappa. Di conseguenza, abbiamo anche parlato per telefono poco dopo le premiazioni e lui ha detto comunque che sapeva che doveva cercare di staccarmi, non c'è riuscito, mi ha fatto i complimenti, ho fatto i complimenti a lui per aver gestito molto bene la corsa, perché comunque tenere una fuga così lunga non è assolutamente facile. È una delle fughe più pazze nella storia di tutti i Giri d'Italia. No, questo sì, no, 200, però comunque... 220 km in due, guarda, non è facile. Questo sì. Allora, con delle salite pure, non tutte pianeggianti. Sì, percorso non è di Lombardia, quindi... 220 km di pianura, infatti 220 km con dei tratti molto impegnativi, quindi ci è voluto un motore di un certo tipo, non è, ecco perché dico più pazze, perché potevi immaginare che all'inizio andavate fino al traguardo così, poi voi siete anche meritati, non sai che vi hanno fatto un favore, certo. Avete combattuto e tenuto forte. Sì, allora, sì, io sono stato ascoltatore attento perché quando parla Dario è poesia di ciclismo. È poesia, veramente, complimenti, lo ringrazio ancora perché
questa troppo sera, ripeto, la puntata è registrata qualche ora prima perché Dario, proprio quando andrà in onda questa puntata, sarà impegnatissimo nella sua Miglianico a ricevere l'abbraccio dei suoi concittadini. Dario ci ha raccontato già parecchio del suo Giro d'Italia, della sua squadra, la Stana, anche della vittoria di Como, però noi dobbiamo anche rimarcare il successo di Giulio Ciccone. Nella tappa successiva, la tappa diciamo regina è stata, no? Tutto sommato, doveva essere comunque stata anche una tappa durissima, tra l'altro Giulio Ciccone che ha vinto anche la maglia di leader. Un'altra domanda e ti lascio sempre su Giulio, ma durante il percorso di gara, nel momento in cui tu tecnico ti rendi conto che molle ma non può avere una visione diversa al di là del quarto, quinto, sesto posto, c'è un Ciccone che è spumeggiante, non si potevano cambiare le gerarchie? Ma a Giulio sono state date le sue possibilità già dal prologo, gli hanno parlato di questa possibilità di prendere subito la maglia azzurra, è stato lasciato libero di fare la sua corsa per la maglia GPM, per tentare qualche tappa, e lui ha portato a casa questi risultati. È molto giovane, come abbiamo detto, Mollema è un corridore che ha già tanta esperienza e che comunque fa onore in una classifica avere un corridore lì nei primi 10, quindi io credo che sia anche giusto dare importanza a un piazzamento in classifica come quello che ha fatto Mollema. È vero che Giulio poteva forse anche fare qualcosa in più, però gli è stata data comunque la possibilità, non è stato messo sempre a disposizione dell'uomo di classifica, anche che comunque non era da podio. Dario, quindi nella tappa di San Marino, nella crono di San Marino, Mollema è arrivato terzo, quarto, quindi ha ribadito di star bene, certo, e di poter puntare a un piazzamento importante, quindi lui ha ribadito il suo ruolo di capitano, con una crono molto importante. No, comunque Giulio ha fatto vedere di cosa è capace di fare e poi più in avanti gli verrà data la possibilità. Questo non significa che bisogna mettergli già la pressione, anche quello che è stato detto prima, è scritto l'articolo, l'erede di Nibali, piano. Nel senso, so piano. No, ma anche perché bisogna lasciarlo crescere, bisogna lasciargli fare le sue tappe. Se no si commette gli errori che hanno commesso, quindi, con Aru. Esatto, non bisogna adesso esigere troppo da questo corridore. Lui deve iniziare a provare, a fare le sue esperienze, e non è detto che alla prima arrivi il risultato, quindi ma forse lasciamolo, il problema è anche un altro, che in questo momento tranquillo, magari, siccome i corridori italiani non è che ce ne siano tantissimi di altissimo livello, forse solo Nibali, allora si cerca una sorta di ricambio. No, allora magari si cercava con Aru e abbiamo visto che fino ha fatto Aru. Si forza Aru, un po' adesso anche la mano. Però oh, ricordo domenica a Lugano, vediamo. Però vedi, è stato un periodo drammatico per Aru. Sono Enrico, due anni. Volevi dire qualcosa? No. Ti racconto qualche aneddoto di quella giornata di Giulio, visto che facciamo così, vogliamo prendere un minuto soltanto di così per spezzare i ritmi, perché prima si parlava di fuga pazza, no? Da parte di Dario. Io adesso volevo farvi vedere un minuto un filmatino di un'impresa pazza, non c'entra niente con il Giro d'Italia, però giusto per spezzare un po' il ritmo della trasmissione, completamente dedicato al Giro d'Italia, naturalmente a Dario Cataldo. Perché ci sono un gruppo di 8 ciclisti che hanno praticamente centrato, compiuto questa impresa. 8 giorni di viaggio, 760 km percorsi, 4100 metri di dislivello totali. I partecipanti, leggo i loro nomi, sono Luigi, il presidente, Fabrizio, il direttore sportivo, Antonio, Stefano, Paolo, Massimo, Sandro e la fortissima Alessandra, tutti associati alla Sport Emotion, che ha anche organizzato questa impresa. Partenza il 24 maggio, c'è stata da Cervignano, arrivo a Budapest c'è stato l'arrivo qualche giorno fa, è sbagliata la data naturalmente, l'arrivo c'è stato qualche giorno fa, sono state 8 tappe, tra l'altro proprio da Budapest l'anno prossimo partirà il Giro d'Italia. E allora noi vi facciamo vedere questo breve filmato di questa impresa compiuta da questi 8 ciclisti, vediamo. Thank you.
Buon viaggio. E allora sì, mi scuso perché questa impresa, tuttora in corso, ci hanno mandato questa breve clip. L'arrivo a Budapest è proprio il 30 giugno, l'ultimo giorno di questo mese. Allora, torniamo a parlare del Giro d'Italia perché stavamo dicendo di Giulio Ciccone. Enrico, tu hai avuto modo di intervistarlo diverse volte nel corso della Corsa Rosa. E, insomma, l'ho intervistato sia prima che dopo il successo di tappa, dopo la vittoria della maglia azzurra. Ci racconti anche su Giulio Ciccone qualcosa di particolare, qualche chicca? Beh, ce ne sono tante di chicche simpatiche di Giulio, anche perché Giulio dalla prima tappa in maglia azzurra, quindi mi ha dovuto sopportare praticamente tutti i giorni in mix zone. Eh sì, perché le maglie ufficiali devono venire per forza in mix, quindi mi ha dovuto sopportare fin dalla prima tappa e da subito mi ha detto... E già lui è vice campione del Gran Premio della Montagna, perché va in giro con una maglia Trek. Azzurra Trek. Ricomincia Maurizio. Ricominciamo. No, c'è fortuna che tu ti sei fatto male tempo fa, se no. Gabriele, fai il bravo. Soffriva. Gabriele. E già dalla prima tappa Giulio mi diceva: io sogno di vincere all'Aquila, ma non è adatta alle mie caratteristiche, ai miei tifosi. Dico: aspettatemi sul Mortirolo. Una volta, due, tre, alla quarta gli dico: Giulio, basta col Mortirolo. Vabbè, ma io voglio vincere quella tappa. Detto fatto, io ho ripercorso un po' le stesse cose del giorno prima, perché di due giorni prima, la tappa precedente con Dario, perché c'è stata la tappa di Como, poi il giorno di riposo e poi la tappa del Mortirolo. Pronti via, parte la fuga, noi arriviamo a Ponte di Legno. Come arriviamo a Ponte di Legno, io vedo il vantaggio della fuga ed era un vantaggio rassicurante, perché comunque da dietro non potevano rientrare più. Allora io mi comincio un po' ad agitare all'arrivo. Le stesse persone che la domenica a Como mi hanno detto: ma perché sei così nervoso? E dico: guarda, Dario è di Miglianico, Giulio è di Chieti, siamo abruzzesi, quindi sono un po' emozionato oggi. E tutto a posto, che abbiamo capito tutto. Poi parte IRT sul Mortirolo, Giulio a metà salita gli lascia quelle 10 biciclette, quei 10 metri. Poi con Caruso riescono a rientrare, Caruso poi si sfila e vanno via Giulio e IRT. E io lì ho detto: se arrivano insieme, Giulio è più veloce di IRT. Fatto sta che poi è successo un po' a maglie invertite quello che era successo con Cattaneo o con Dario, no? Perché IRT è compagno di squadra di Dario, a 4-5 km dall'arrivo smette di tirare. La differenza tra Giulio e Dario è che Dario gli ha fatto un piccolo gesto e un'occhiataccia a Cattaneo, certo. Giulio gliene ha dette di tutti i colori. È uscito fuori il carattere. Ecco. Giulio gliene ha dette di tutti i colori, io ne ho dette Gabriele. Qualcuna con meno colori agli amici di Dario, ai massaggiatori Astana che erano lì all'arrivo, però poi alla fine IRT ha ripreso a tirare, Giulio ha fatto una volata, penso, come quella di Dario, senza buttando gli occhiali prima di arrivare, prima di tagliare il traguardo, ha buttato gli occhiali in mezzo. Facciamo finta di non averlo visto quel gesto, andiamo avanti. e lì Giulio, secondo me, ha messo la firma su un nuovo aspetto di Giulio Ciccone, perché dopo la tappa del Mortirolo Giulio Ciccone ha un'altra considerazione adesso nell'ambiente del ciclismo. Poi Giulio è stato bravissimo, perché voi dicevate prima di una eventuale classifica finale in futuro, curare la classifica. Dario, come sempre, ha detto le cose come stanno: ci vuole calma, ci vuole programmazione, non bisogna mettere pressione. Però io credo che quello che ho visto sulla tappa del Mangen e del Monte Avena è molto importante in chiave futura, Paolo, perché Giulio ha avuto un problema sul Mangen e poi è rientrato. È andato in fuga con Madouà e con rientrato sul gruppo con Madouà e con Capecchi sul gruppo dei fuggitivi, quindi ha speso tanto, è transitato per primo sul Rolle, ha fatto l'andatura sul Crocedaune. Quando sono rientrati Big, Giulio era ancora fresco. Questo significa che dopo 3 settimane comunque il fondo e la tenuta ce l'hai. E in chiave futura, secondo me, questo è un aspetto da dover tenere in grossa considerazione. Poi lì Giulio è stato sfortunato, perché ha trovato un Peyo Bilbao che oggettivamente è più veloce di tutti. Landa aveva più gamba, però Bilbao su quegli arrivi diventa... Maurizio, più... sei d'accordo? Sono d'accordo, però lui ha avuto timore a scattare prima per una persona. Per lui, Nibali. Giulio? Sì, secondo me non è partito, non è stato convinto per rispetto a Nibali. Quando lo vedrete, glielo chiederete, io sono convinto di questo. Ah.
Ci sta, non ci avevo pensato. Prossimo capitano. Perché, non ci avevo pensato. Anche perché lui si stava giocando un'eventuale vittoria anche a finale. Secondo me, quando ha visto che Nibali non ha mantenuto le ruote di Landa e di Bilbao, allora è scattato pure lui, ma ormai era tardi, ha fatto terzo. Questa è una mia considerazione che ci può stare. Ci può stare. Ultima considerazione simpatica su Giulio. È stato un giro anche per noi che l'abbiamo seguito, come ha detto, i lavori, molto faticoso anche per i trasferimenti. Una volta ero riuscito a dormire bene, era la tappa che poi ha vinto Dario, a differenza di Dario quella notte avevo dormito bene, eravamo in hotel ad Aosta, lo stesso hotel di Giulio, erano le 7:30, avevo messo la sveglia alle 9:00, a un certo punto mi bussano alla porta alle 7:30, io dormivo bello, beato, apro la porta e chi sarà a quest'ora? Giulio col telefono che mi fa un video tutto in pigiama e mi prende in giro e si mette a ridere. È stato di buon auspicio per Dario quel giorno e per lui due giorni dopo, perché domenica e martedì quelle due tappe sono state il trionfo del giro abruzzese, diventato ancora più bello perché il giovedì la Nippo Vinifantini di Maurizio Formichetti con Cima ha firmato quella che forse è ancora più pazza come fuga rispetto a quella di Dario, perché era una fuga nata tante ore prima, tanti chilometri prima. Tutta pianura. Sì, ma è solo per dire che si è conclusa con 20 centimetri di vantaggio, più pazza per quello. Di pianura vai, ma dove ci sono le salite? No, aspetta, tecnicamente no, non c'è paragone, Dario ha fatto un'impresa, però partire 180 km in fuga e vincere per 20 centimetri diventa pazza la tappa. È una cosa irripetibile. Maurizio, racconta un pochettino anche questa gioia di tutto l'entourage della Nippo Vinifantini. Per merito della Groupama, che non ha tirato un metro negli ultimi 10 chilometri. Sei sempre critico. Sì, è la verità questa. Allora, due corridori possono vincere, Ackermann e De Mar, che aveva la Marecci Camino. Gli ultimi 10 chilometri, tu vuoi tirare qualche metro anche tu per difendere questa maglia? C'è stato il giro delle attese in qualche modo, no? Perché non hai tirato mai, è giusto che poi... Ma tu lo sai che questa tua considerazione di giovedì scorso, mi sono trovato in albergo con la Groupama e sai che volevo chiedere, ma il perché non avevano tirato poi... Manco un metro. Per un discorso di educazione. Fare proprio per far arrivare la fuga, per non far prendere punti ad Ackermann. Che poteva ancora scalzare le mani. Però poi alla fine anche l'ha fatto secondo. Ma te la devi giocare ora. Sì, loro invece di dire facciamo la volata perché il nostro velocista comunque vince la maglia, sono andati più in difesa. E anche era in difesa... tutto incirottato, Dario, tutto scorticato come San Bartolomeo. Cioè, non è che fosse sfavorito di De Mar. Senti, sì. Maurizio. Io l'ho visto domenica a Verona, che è sceso un attimo giù prima della premiazione, praticamente sul gomito destro non c'ha più niente. È proprio completamente lasso. Bisogna fare i complimenti perché si è finito un giro di Italia scalando quelle montagne in condizioni così, è veramente fatto... Cioè, è un tedesco. La gioia. È normale che la vittoria di Cima ha rivalutato, ringalluzzito un attimo la squadra che fino a quel momento... Era al di là di Cima, che poi ha vinto anche il premio come corridore con maggior fughe. Sì. 800 km passi. Quasi 900. Poi abbiamo vinto anche la maglia nera con il nostro corridore giapponese. È stata una vittoria che ci ha gratificato, perché al di là delle vittorie dell'Androni, che è l'unica squadra insieme alla Nippo Professional che hanno vinto gare, ma ci sono a tantissime squadre World Tour come la stessa la stessa Bahrain Merida o altre squadre che non hanno vinto, nemmeno la Quickstep aveva vinto con Viviani, ma poi è stato retrocesso. La stessa Sky non ha vinto. Di conseguenza vincere una tappa vincono sempre le stesse squadre, hanno vinto tre tappe loro, poi ha vinto due tappe la Bora, due tappe l'ha vinta la Movistar, due tappe la Lotto con Evan, e di conseguenza noi ci consoliamo col fatto che avevamo due corridori abruzzesi, tutti e due a segno, è incredibile, vince 100%. Lui e il giorno dopo vince, cioè sembra quasi un passaggio di consegna, ma infatti io mi auguro e spero che il prossimo anno queste due vittorie abruzzesi, compresa la vittoria della Nippo, che bisogna capire quale futuro ci sarà alla luce della nuova riforma, però ti faccio una considerazione, il prossimo anno il Giro d'Italia ha tre tappe in Ungheria. E come fanno un anno sì e un anno no? Due tappe in Sicilia e sono cinque. Ne due mancano... in Abruzzo e sono sette? No, ti posso garantire che al momento l'Abruzzo è fuori. In Sicilia due perché vi partirà
fra 2 anni dalla Sicilia, quindi stanno aprendo... C'è una possibilità, è normale che io sto cercando di giocarmela fino in fondo, questa. C'è la possibilità che l'Abruzzo possa essere escluso, possa essere escluso. Io è normale che, questo è quello che mi hanno detto a domenica mattina a Verona, però siccome poi alla fine mi ha detto non ti preoccupare, sentiamoci e vediamoci, io mi auguro che questo sentiamoci e vediamoci sia... L'Abruzzo ha candidature sia dalle montagne della provincia dell'Aquila sia dalla costa qui vicino, quindi poi abbiamo Maurizio che è la bacchetta magica. Tu hai ragione, sai qual è l'unico problema che mi ha detto Mauro domenica mattina? È difficile far incastrare tutte le richieste. Ma perché non facciamo o risali, scusami, dal Gabriele. Adriatico o risali dal Due considerazioni, una con Maurizio e una con Dario. Ma perché non ci sediamoci da abruzzesi, non vi sedete con la regione Abruzzo e fate un discorso tipo Sicilia triennale? Allora, giacché stiamo qua, posso rassicurare te e i telespettatori che ci seguiranno questa sera, che l'assessore al turismo e alle infrastrutture, Mauro Febbo, ha inviato, su mio consiglio e sollecitazione, una bellissima nota alla RCS indirizzata a Mauro Vegni, a Paolo Bellin, dove lui si auspica, alla luce dei successi 2017, 18 e 19, che l'Abruzzo venga tenuto in considerazione anche per il futuro, dove lui dà la massima disponibilità alla riuscita delle tappe. Questa nota c'è stata, un protocollo, se vuoi, no, ma io chiedo perché non si prova a fare, e se ci sono i soldi si fa un accordo su base triennale come fece la Sicilia? Come fa la Regione Marche per la Tirreno Adriatico? Secondo me questo, pensaci. Futuro immediato, quali sono i tuoi obiettivi? Adesso ci saranno i giochi europei a Minsk. Quindi in azzurro. Con la nazionale, esatto. Poi il campionato nazionale. E poi... Quando giochi europei? 22 o 23. Quindi niente vacanze? No, in vacanza se ma vai in altura o... In altura ci andrò dopo il campionato nazionale per poi iniziare la preparazione per la... Dove vai in altura? Credo che andremo a Livigno, ma è ancora da decidere. Quindi niente tour ma vuelta? Esatto, per me sì. Senti Dario, volevo tornare l'ultima sulla Stanna. Volevo chiederti se Jakob Fuglsang, che ho visto in questo inizio stagione, secondo me più forte anche di Alaphilippe, con caratteristiche diverse, quindi meno vincente, non ha la volata di Alaphilippe, ma secondo me è stato il corridore più forte di questo inizio stagione, non è considerato tanto sulle 3 settimane. Ci sperate di vincere il Tour con Jakob Fuglsang? Ma non lo so, lui ha provato tante volte a fare classifiche al Tour, non sarebbe la prima volta per lui. E io spero di sì, visto che quest'anno è fortissimo. Non è mai andato oltre qualche piazzamento. Sì. Ho capito, ma non è mai andato forte come quest'anno però. Esatto, e quindi potrebbe cambiare qualcosa con il fatto che quest'anno è migliorato tantissimo, ha avuto una maturazione molto lenta e quest'anno è veramente... emerso alla grande, però certo le 3 settimane non sono la stessa cosa che la Tirreno Adriatico. Ci puoi dire la composizione della squadra che tu sappia per... Non lo so ancora. Ma io mi auguro che a una settimana dal Tour, come è accaduto per il passato, Dario venga convocato. Ma, siccome l'ultima volta una settimana della partenza l'hanno lasciata a casa, dovrebbe fare un altro tipo di programma di avvicinamento, così rivinciamo una tappa con Dario e Giulio. L'anno scorso questo signore doveva andare al Tour, una settimana dal Tour e stai a casa, così rivinciamo, Paolo, così rivinciamo una tappa al Tour. Può darsi che possa accadere Maurizio, così rivinciamo una tappa al Tour anche quest'anno con Giulio e Dario. No, se vince al Tour ha fatto il cerchio, no? Giro, Vuelta, dove quella grande salita che si è arrivato morto, ti ricordi? Dopo un traguardo correva con la Quickstep. Tra l'altro al Tour quest'anno Alfa Quickstep, era Alfa Omega. Quest'anno Paolo il Tour sarà complicata contro la Ineos di Froome, Thomas e Bernal, sarà molto dura. Chiatoschi. No, volevo tornare da Dario sulla Stana perché volevo questa curiosità. Dario, vediamo se puoi essere, diciamo, esplicativo, mi puoi togliere questo dubbio. Il tuo compagno di squadra Lopez, nel corso della 20ª tappa, lo hanno fatto cadere, un tifoso, chiamiamolo così, lo ha fatto cadere e lui ha avuto una reazione magari anche un po' scomposta perché lo ha colpito. Perché no, scomposta? No, giusta, scomposta secondo in quel momento, anche se adrenalinica, perché chiaramente era sotto sforzo, uno ti fa cadere, ci sta quella reazione. So che, insomma, potrebbe essere penalizzato dall'USEI, addirittura squalifica, insomma. Che cosa sai tu?
Ma io so quello che sapete voi, ovvero qualche notizia da qualche rivista, qualche giornale. Non c'è niente, niente di ufficiale, di concreto. Almeno io onestamente non so nulla di ufficiale. Però ne parlavo qualche giorno fa con un altro giornalista, dove spesso si menzionano delle scazzottate degli anni... Sì. Di molti anni fa, ovviamente non di un ciclismo di Taccone, recente, qua si parlava di Taccone e se ne parla in modo molto scherzoso, ci si ride su. In una situazione del genere, dove non è stata una vera e propria scazzottata, certo, no. No, ha alzato le mani, però non è stato lì a... è plausibile però, che uno alzasse le mani. Infatti sfido chiunque in quella situazione dopo 3500 km con un avversario, in un finale allora, di gara. Allora sì. Sia la Vuelta che al Tour hanno mandato sì, però però Froome ha tirato un pugno allo spettatore e è rimasto a correre. Invece Froome, Belli tanti anni Froome, fa un pugno uno spettatore. Non l'hanno squalificato con tutto quel che aveva, forse come dai Gabriele. Lascia perdere, dai su. L'unico che... se non era Froome, con tutto quel che è successo a Froome, non correva il giro dello scorso anno, o il Tour di due anni fa, non lo correva. Siccome Sky è potentissima e Froome gli hanno fatto fare. C'è da dire che è stata una reazione a un danno che lui ha ricevuto. Certo. Cioè lui è caduto, un danno grave. Si è fatto male, ma è stata una reazione tappa, secondo me c'è ragione. Però non adrenalinica. Non è stata la stessa reazione di Belli a un insulto dove lui è andato ben oltre quello che gli è stato fatto a lui. So, speriamo l'insulto. Che non venga ma non gli fanno niente, te lo dico io, non gli fanno niente. Ma poteva vincere la tappa Lopez? Lopez? No, lì era già stato. Aveva già esagerato nelle salite prima, cioè esagerato, aveva già provato. Ha provato sul Mangan. Sì, aveva sprecato tanto, quindi lì era già un po' in riserva. Comunque non gli fanno niente. Se lo spettatore avesse perso un dente, e poi diventa un problema di lesioni, e non è un fatto soltanto sportivo. Può dire pure lui che c'è una lesione, sì, si è rotto il gomito. Si può fare una, cioè non è un fatto che... Anzi, puoi chiedere pure i danni, perché dici mi hai fatto perdere la tappa o un quarto posto al giro, capito? Ecco perché penso che alla fine non succederà non niente. Succederà, io in tutti speriamo, i modi, se speriamo. Fossi stato al posto suo, gli avrei dato 4 calci nel sedere e 4 scoppoloni forti, perché non si può fare una cosa del genere. Allora, è stata un'ora piacevolissima, ringrazio ancora. Fammi chiedere, Dario, quanti anni ancora vuoi correre? Ma io spero altri 10, sempre... No, fisicamente perché hai 5-6 anni in meno, quindi puoi correre ancora per 2-3 anni. Sì, ho ancora tanta voglia di correre. Non... Contratto in scadenza? Sì, quest'anno sono in scadenza. C'è un quindi... po' di rumore. No, la vittoria della tappa è stata quindi proprio... è arrivata proprio a fammi, aspetta, sì. Gabriele, qua si entra nel mercato che a me piace tanto. Dacci qualche rumore, so. Ma sto parlando con Vinocuro per un rinnovo, ci sono anche altre offerte. Quindi... Ti ha chiamato Maurizio? Sì, sì, io lui sa che la porta alla Vini Fandini è sempre aperta, lui lo sa benissimo. Sì, certo, lo so benissimo. Infatti, l'ha detto pure oggi al Rai 3. Dove deve vendere di bottiglie di vino? Dai, costa, ragazzi. Allora. Sì, però... Costa come tutta quanta quella squadra che c'è adesso, quasi. Però lui... Secondo me Moserre costava più di Dario. Lasciamo perdere Moser, parliamo di altro. Ma costerà il triplo di Moser. Vabbè, purtroppo. Però posso dirti una cosa, altro, Maurizio, io il triplo Maurizio, a Dario devi dare pure devo interrompere quadro, perché ecco ci stanno chiudendo. Perché ci stanno gli voglio bene parecchio. Io ringrazio in regia Danilo Cinquino, in studio Roberto Cherchi, ringrazio naturalmente la disponibilità di Dario Cataldo. Vi ripeto, questa puntata è stata registrata qualche ora prima perché... Dario Cataldo in questo momento sarà nella sua Miglianico per raccogliere l'abbraccio dei suoi concittadini. Ringrazio Maurizio Formichetti, ringrazio Enrico Giancari, naturalmente anche Gabriele De Bari. Sì, a chi? Papà. Come no, al papà, sì, come no, il papà sta dietro le quinte, io l'ho invitato visto, a venire qui, visto, no, sta lì proprio mimetizzato. Vieni qua, dai. E poi ringraziamo anche il papà, ringraziamo Dario. Saluto il sindaco di Miglianico, sì. Ricordandogli che il giro è passato in mezzo a Miglianico. E il giro è partito anche da Tortoreto, lo ricordiamo, sì. Il giorno dopo la Vasto L'Aquila. Grazie a tutti voi, buona serata.